Presidente, molto celermente ovviamente così rispondiamo anche sulla questione annosa del problema di personale. Voglio ricordare che nel nostro mandato abbiamo aperto e inaugurato diverse biblioteche nuove in quarto, in secondo, in ottavo, in settimo municipio e abbiamo riaperto strutture che poi davano modo di realizzare nuovi centri culturali, sì, sarà molto breve, importanti centri culturali per il territorio e soprattutto per le periferie romane. Ovviamente qui nasce un problema annoso che, Presidente, ritorna a lei sul fatto del problema del blocco assunzionale del personale. Noi adesso abbiamo portato avanti una serie di concorsi che prevedono comunque di reinserire il personale adesso mancante delle persone andate in pensione e che vedranno quindi un rimpinguamento di quelle che sono le persone che poi andranno attivamente ad occuparsi delle biblioteche di Roma Capitale. Però il blocco del turnover è un blocco effettivamente un problema concreto e questo lei lo andremo anche ad affrontare nella questione dei poteri per Roma Capitale. Detto questo, insomma, questa delibera va proprio nella direzione, come abbiamo detto in tutte le commissioni, di risistemazione di tutti i bilanci, anche questo delle biblioteche, insomma, è in continuità con questo percorso e quello che porteremo avanti con Palaexpo. Grazie.